I modelli, gli esempi sono qualcosa di meraviglioso per i giovani. Il problema è quando questi modelli si trasformano in idoli, in miti. Spero proprio di non essere né un modello né un idolo. Sono una persona semplice che ha voglia di vivere e è molto contenta di incontrare persone vive, e quindi quando mi invitano in una scuola dove le persone sono all'inizio della vita sono solo contenta. Cosa significa laicità oggi secondo lei? Dunque, ecco, ci ho pensato su, significa non cercare di conoscere, di vivere, di agire a prescindere da qualsiasi assoluto, cioè mettendo tutto sotto giudizio critico, pensando che si può anche sbagliare, che conviene correggere. Invece laicità, la mancanza di laicità è subito, non è nemmeno fede, è proprio religione, cioè l'idea di qualcosa che lega, qualcosa che laicità è libertà sostanzialmente. Ed oggi che i giovani sembrano che di miti, di verità e ideologie non ne abbiano, ha senso parlare con loro di laicità? Beh, ha senso parlare di tutto, perché io non considero i giovani di oggi peggiori o più. Probabilmente usano linguaggi che io devo imparare, mi serve di imparare la loro lingua, ma non penso di non poter comunicare con loro. Non, questa distinzione del genere, capisco che sembra un po' corporativa se dico che non mi interessa di distinguere tra giovani e vecchi, perché io ho 88 anni e quindi è ovvio che sono corporativa, ma davvero penso che giovane e vecchio è, giovane e vecchia è una determinazione biologica, non né sociale né politica né culturale. Il mito di oggi forse fino a qualche tempo fa era quello del consumismo. Questa crisi di cui parlate anche nel corso di questi due giorni forse demolisce questo mito? No, non demolisce il mito, perché si continua a dire che dobbiamo consumare, se no non si rimette in moto la macchina economica, ma penso che stiamo consumando le risorse fondamentali, l'aria è inquinata, l'acqua manca, quindi bisognerà mettere predicando le strettezze, la miseria, il sacrificio, ma dicendo per l'appunto che anche nei confronti delle risorse bisogna essere senza miti, laici, sapere quante sono, come possono essere distribuite, e io sono certa che ci si può fare, perché ho grande fiducia nella ragione umana.